Carissimi amici e amiche, bentornati a un nuovo ciclo, a una nuova puntata del ciclo di catechesi Girare nella Divina Volontà, dedicato all'approfondimento di quella particolare forma di preghiera che sono i giri nella Divina Volontà. Questa è la 13ª puntata. Vi ricordo che ci stiamo basando per questo ciclo di catechesi sulla raccolta di brani curati dal caro e veramente super competente in merito Don Pablo Martin, che appunto volendo fornire per chi desidera approfondire questo tema specifico, come ha fatto con molte altre branche, diciamo così, del grande mare della Divina Volontà, ha cercato di raccogliere i testi relativi a questa particolare, peculiare, ecco, modalità di pregare che il Signore ha insegnato a Luisa e che trasmette a tutti noi, perché ne possa derivare un grandissimo bene, anzitutto, se vogliamo, a noi, ma anche, come sappiamo, tutto quello che si fa nella Divina Volontà ridonda a bene e a beneficio di ogni uomo, di ogni tempo, compresi, come Gesù ci ricorda in diversi passaggi degli scritti, addirittura i beati e le beate del cielo, quindi siamo davvero dinanzi a tanta, tanta roba. Il brano di questa sera è tratto dal volume 14. Io chiaramente sto seguendo il testo, quindi i brani che vengono posti dinanzi, io li seguo e sono degli stralci, evidentemente. Non sempre c'è il testo integrale di un brano. Comunque, il brano di questa sera è tratto dal volume 14 del 6 aprile del 1922 e il titolo è Effetti degli atti fatti nel Divin Volere. Nella Divina Volontà l'anima si mette a livello del suo creatore e gli ridà in ricambio le stesse cose sue. Ridare in ricambio le stesse cose sue è evidentemente una delle caratteristiche fondamentali dei giri e degli effetti propri dei giri. Faccio una piccola premessa perché qui stiamo ovviamente sempre tutti quanti, me per primo ripassando e cercando di penetrare in questo mondo. I giri nella Divina Volontà, tutti i giri nella Divina Volontà, sia che siano fatti nel Fiat Creante, sia che siano fatti nel Fiat Redimente, sia che siano fatti nel Fiat Santificante, sono fondamentalmente una accoglienza da parte della creatura, un prendere coscienza di ciò che il Creatore le ha donato, di grandissimo. Nelle opere della creazione, nelle opere della redenzione e nelle opere della santificazione. Ma poi consistono nel riportare a Dio stesso, nella sua stessa volontà, tutte le opere da Lui fatte per la creatura, certamente arricchite da questa presa di coscienza della creatura e dal ricambio di amore che la creatura fa, non però semplicemente come singolo, perché come singolo è un po' poco, cioè noi come singoli non possiamo dare a Dio quello che si merita, cioè nemmeno se avessimo la purezza di un angelo, perché anche un angelo, per quanto grande possa essere, per quanto santo possa essere, è una creatura finita. Ecco, per cui, cioè, dare a Dio qualcosa che sia degno di Lui significa necessariamente dovergli rendere e dare qualcosa di infinito, ma noi questo non ce l'abbiamo in noi, io non ce l'ho. Noi siamo imperfetti e finiti. Dio è perfetto e infinito, quindi se anche fossimo perfetti, per quanto mi riguarda, siamo ancora parecchio in alto mare, non po cioè, potremmo dare forse a Dio un atto perfetto? Sì. Ma è sempre un atto finito. Quindi certamente Dio sarebbe contento, ma non è roba degna di Lui. Ecco. Quindi nel giro si fa veramente il pieno di grazia, nel senso che si prende coscienza di tante cose meravigliose che Dio ci ha donato. Guardate, io penso sempre, questo è proprio un mio pensiero particolare, veramente Dio si inventa delle cose impressionanti, cioè è andata a far
arrivare a queste cose, lui si picca a reta. Cioè, nel momento stesso, voi pensate, Luisa Piccarreta nasce nel 1865. Quando lei ancora non inizia a ricevere le rivelazioni sulla Divina Volontà, però ha già cominciato il suo itinerario, evidentemente, successe il famoso episodio del dialogo tra Satana e Leone XIII. O meglio, non tra sa che Leone XIII sentì tra Satana e Gesù Cristo. Era il 1883, se non ricordo male, o 84, credo 83. E ancora stanno scorrendo quei famosi 100 anni, purtroppo, con cui Satana veramente ha fatto il finimondo. E stiamo ancora dentro, eh? Non è, cioè, è evidentissimo che non è che non solo che non sono finiti, adesso siamo proprio al rush finale, siamo agli ultimi atti, insomma, no? Allora, noi capiamo, no? Cioè, in un momento in cui l'umanità giunge ad un, come dire, contesto storico drammatico, cioè dove ci sta da mettersi per chi ce l'ha. E non c'ha la fede, le mani nei capelli, il nostro Signore non soltanto viene a esortarci a vivere tutto nella fede, nella serenità, nella tranquillità che noi ci mettiamo del nostro, ma che poi il nostro Signore sistemerà tante cose. No, non soltanto questo. Dio apre in questo deserto, come c'è scritto tra l'altro nella Sacra Scrittura, una strada di luce, una strada dove sta pieno di acqua viva, cioè dove avviene il paradosso che mentre le povere anime, poverine, molte delle quali purtroppo, volenti o nolenti, coscienti o incoscienti, hanno perso la retta via, hanno smarrito la strada, hanno abbandonato il Signore, chi entra in questo mondo, paradossalmente, cioè attraversa questa valle di lacrime, non soltanto senza farsi travolgere dai vortici e da tutti i pericoli che un viaggio di questo genere comporta, ma addirittura felice, ma felice di una felicità soprannaturale. Io posso dirvi che conosco persone, ve lo dico, che hanno vissuto questo avvento 2021 che sappiamo bene, cioè io poco per la verità, perché non è che sto molto a sentire le notizie tartassanti sempre sullo stesso argomento, no? Insomma, il mondo sta sotto una cappa, d'accordo? Cupa, questo è indubbio. Sapete che ci sono persone che hanno vissuto questo avvento alla grande, in maniera meravigliosa, in maniera stupenda, e che ne parlano come se fosse uno dei più belli della loro esistenza. Io ve lo dico perché mi risulta, e bugie non le dico. Quindi sentire queste storie, dicevi che il nostro Signore fa delle cose proprio paradossali, insomma, il diavolo starà imbestialito contro queste persone qui, no? Perché cioè lui che adesso ha fatto tutte queste mambasse. Lui gode, gongola nel vedere gli uomini, come dire, afflitti, angosciati, perché lui ci gode, no? Perché adesso sta nell'apice del suo, come dire, del suo trionfo apparente, evidentemente. Cioè, il nostro Signore, cioè, fa sempre così. Questo lo si sa. Il nostro Signore lascia che si arrivi a questi, diciamo così, livelli bassi, perché il nostro Signore non lo vuole soltanto vincere il diavolo, lo vuole umiliare. E l'umiliazione più scottante si ha quando uno pensa di aver vinto la battaglia, cioè arrivato proprio a che ci manca l'anticchia, e proprio in quel momento la battaglia la perde. Il Signore col diavolo fa così. Io, per far capire alle persone, no? Hai visto il gioco del braccio di ferro? Cioè, fino a quando il braccio dell'avversario non tocca il tavolo,
non hai vinto, anche se è arrivato a un millimetro, ma si deve sentire la botta sul tavolo. Allora, nostro Signore farà così in questa circostanza, cioè la forza del diavolo arriverà a opprimerci in modo tale che è arrivato a un ticchio che si realizza nei suoi sogni, quindi di possesso del genere umano, di distruzione della Chiesa, cosa che non avverrà mai. Però l'illusione, cioè la bocca se la sciacquerà, è proprio in quel momento, e lo farà attraverso la Madonna, nostro Signore, che è la grande vincitrice del demonio. Puffete! Proprio in quel momento il braccio non soltanto che non tocca terra, ma avete visto, no? Botta di forza e il braccio viene rovesciato e viene sbattuto per terra proprio quel braccio di colui che sembrava che avesse ormai vinto la partita. Questo accadrà. Ora, tutti possono accedere a questo, evidentemente vivendo questi tempi difficili, animati dalle virtù teologali della fede e della speranza. Ecco, qui TikTok facciamo come sempre. Sto diventando un bravo publisher. Ecco. Facciamo pubblicità al ciclo di catechesi Vizi e Virtù. Abbiamo appunto affrontato la virtù della fede e proprio l'altro ieri sera la virtù della speranza, che ci coinvolgerà anche lunedì prossimo, quindi per chi la speranza è una virtù fondamentale sia per il tempo di avvento, ma che anche per questi tempi, no? Ecco, però oltre ancora la virtù della speranza, perché la speranza ti consente, ecco, di mantenere la pace, di rimanere sereno, quindi di confidare nel Signore, ma essere addirittura felici, navigare al settimo cielo, stare al settimo cielo. In questo tempo, certamente, stare al settimo cielo in questo tempo. Questo è quello che il Signore ha preparato, per cui non, e sotto questo punto di vista, cioè, al diavolo qualche smacco glielo dà anche adesso, quindi non bisogna aspettare che arrivino i grandi trionfi. Dietro questi grandi trionfi, tante volte l'ho detto, è lecito sperare che ci sia veramente la speranza dell'arrivo del regno della Divina Volontà insieme al trionfo del cuore immacolato di Maria. Che questo misterioso regno dei 1000 anni che fa seguito al primo combattimento escatologico nel quale siamo, non sono il solo a dirlo, quindi ripeto che c'è sempre il buon padre Livio dalle frequenze di Radio Maria che parla di queste cose. Sta facendo tutta quanta una serie, io non ho il tempo di seguirle, ma mi arrivano le notifiche, una serie di catechesi sull'Apocalisse, insomma, chissà che cosa sta affrontando, no? Quindi non solo dopo, ma anche durante lo smacco, il nostro Signore lo dà al diavolo, attraverso chi? Attraverso chi vive questi tempi nella Divina Volontà. Nella Divina Volontà. Perfettamente inseriti nella storia, operando nella storia per come possiamo, quindi proteggendoci dal male, combattendo il male come possiamo, nella misura in cui c'è possibile, concretamente, limitatamente a quello che possiamo farci, con i mezzi e con le forme, con i modi leciti e opportuni. Mantenendo una grandissima con Dio, ma anche vivendo in questo mondo tutto divino. Allora, leggiamo questo brano, se no stiamo chiacchierando un po' troppo. Trovandomi nel solito mio stato, il mio dolce Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa e mi faceva vedere, sentite, masse di popoli piangenti, senza tetto, in preda alla più grande desolazione. Scene della Seconda Guerra Mondiale, forse, siamo nel 22 qui, eh? Paesi crollati, strade deserte ed inabitabili, non si vedeva altro che mucchi di pietre e macerie, solo un punto restava intatto dal flagello. Dio mio, che pena vedere queste cose e vivere. Io guardavo il mio dolce Gesù, ma lui non si degnava di guardarmi, anzi piangeva amaramente. E con voce rotta dal pianto ha detto, sentite che dice qui Gesù, figlia mia,
L'uomo per la terra ha dimenticato il cielo. È giusto che gli venga tolto ciò che è terra e vada ramingo senza trovare dove rifugiarsi, affinché si ricordi che esiste il cielo. L'uomo per il corpo ha dimenticato l'anima, sicché tutto al corpo, i piaceri, le comodità, le sontuosità, il lusso ed altro. L'anima digiuna, priva di tutto, ed in molti morta come se non l'avessero. Ora è giusto che venga privato il corpo affinché si ricordino che hanno un'anima, ma oh quanto è duro l'uomo, la sua durezza mi costringe a colpirlo di più. Si sa che sotto dei colpi, chissà che sotto dei colpi possa rammollirsi. Figlioli miei cari, faccio un primo pit stop, cioè, ditemi voi se queste parole non sembrano di un'attualità sconvolgente. Io, con il dovuto rispetto, certo che non mi metto a livello di Nostro Signore, ma chi mi conosce, a quantomeno i miei parrocchiani, chi segue anche, ascolto ogni tanto qualcuno delle omelie, io queste cose le ho dette pubblicamente in tante omelie, tantissime omelie. Cioè dico, ragazzi, ma prima il corpo, prima l'anima, ma oggi l'anima è l'illustre sconosciuta. Non si può campare in questo modo. Non si può campare in questo modo. Oggi l'unica cosa a cui la stragrande maggioranza degli esseri umani è sensibile è il corpo. Cioè, è il corpo. Tutto quanto la paura in cui stiamo, cioè, se uno ci pensa, da che cosa dipende? Ammalarsi, rischiare di morire, perdere sicurezze relative alla vita temporale, quindi piaceri, comodità, sontuosità, lusso ed altro, ma l'anima. Ma quanta gente campa che non si sa quanti, ma tra i battezzati, non si sa quando è l'ultima volta che si sono confessati, non si sa l'ultima volta che sono fatti la comunione, oppure chi se la fa che non dovrebbe farsela perché si confessa da una vita, o se si va a confessare racconta quattro stupidaggini e si va tranquillamente a comunicare in peccato mortale. L'anima è morta e la stragrande maggioranza degli esseri umani oggi vive come se non l'avessero. Nel 1922, quando c'è questo scritto, a me mia nonna, con anima ormai da un pezzo, mi raccontava che negli anni 20 la frequenza della messa domenicale, ma stavamo intorno all'80-90% dei cattolici, erano tutti a messa. Cioè, non esiste che non si va a messa la domenica. Cioè, non c'era proprio, d'accordo? Adesso stiamo, le proporzioni sono invertite, quindi prima c'era un 10-15% che non andava in chiesa. Adesso, a distanza di 100 anni, perché sono passati 100 anni dal 1922, siamo nel 2021, le proporzioni sono invertite, quindi insomma in 100 anni si è dato da fare il diavolo, quindi, e gli uomini tutti quanti via, a pecoroni, dietro completamente, vai. E che cosa dice Gesù? Che cosa devo fare io? Cioè, qual è l'extrema ratio? Perché comprendiamo anche, cioè, la giustizia divina, che la giustizia in realtà è misericordia. Se un uomo campa così, cioè se un uomo comincia a dimenticare l'anima, appresso soltanto al corpo, sapete che fine fa, no? Se ne va dritto dritto all'inferno. Punto. Nostro Signore deve in qualche modo farci rientrare in noi stessi, perché se no se ne va della nostra salvezza eterna. E che cosa se... Quindi, Nostro Signore come fa? Ci persuade, ci manda i suoi messaggeri, ci stimola la coscienza, ci richiama, ma quando uno non sente niente, qual è l'estrema ratio? Qual è l'estrema ratio? L'estrema ratio è: ti piace tanto il corpo? E cominciamo a togliere al corpo, togliere, 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 vediamo se comincerai a ricordarti che c'hai un'anima. Vediamo se comincerai a ricordarti che c'è un Dio. Ma questo lo fa per bene nostro. Perché se noi non rientriamo in noi stessi, qui ci stanno le anime che se ne vanno all'inferno. Una mistica,
Ricordo una bellissima conferenza di Monsignor Arthur Calkins tantissimi anni fa, una decina, una quindicina quasi d'anni fa, non mi ricordo il nome di questa mistica, ma raccontò questo episodio. Se vedevo le anime cadere nell'inferno, come, sapete qua quante erano? Avete visto una giornata di nevicata nelle Dolomiti? Ecco, come i fiocchi di neve cadono durante una nevicata, così cadevano le anime in continuazione nel pozzo dell'inferno, altro che l'inferno è vuoto. Allora, proseguo la lettura. Io mi sentivo straziare il cuore e lui, tu soffri molto nel vedere come se il mondo volesse rotolare e l'acqua e il fuoco uscire dal loro confine ed avventarsi contro l'uomo. Perciò ritiriamoci nel tuo letto e preghiamo insieme per la sorte dell'uomo. Nel mio volere sentirò il tuo cuore palpitante su tutta la faccia della terra che mi darà un palpito per tutti, che mi dice amore, e mentre colpirò le creature il tuo palpito si frapporrà per fare che i colpi siano meno duri e portino nel toccarli il balsamo del mio e del tuo amore. Attenzione! Ecco che cos'è il giro. Il giro è questo. Tu soffri molto, soffro pure io, soffro nel vedere l'uomo ridotto in queste condizioni. Allora, nel mio volere, che cosa succederà? Che io sentirò il tuo cuore, attenzione, il tuo cuore, ma nel mio volere, palpitante su tutta la faccia della terra. Questo è l'aspetto riparatorio dei giri. Cioè, c'è tutta questa freddezza, c'è tutta questa indifferenza, c'è tutta questa noncuranza nei confronti di nostro Signore. Non so chi di voi sta facendo la novena di Natale con i nuovi eccessi d'amore al cuore di Gesù. Oggi c'era proprio il lamento di Gesù per l'ingratitudine pazzesca degli esseri umani. Allora, con un giro, noi, con il nostro piccolo amore, che ci dovrebbe essere, almeno un po', possiamo riparare per il non amore di tutti, possiamo ricompensare Gesù di tutto quello che le creature non gli danno e al tempo stesso mitigare la sua giustizia. Questo farà sì che i colpi siano meno duri e non solo, che quelli che arrivano, nel portarli, quindi nel dare questi colpi, però possano essere avvertiti come atti di amore, sentano in essi il balsamo del mio e del tuo amore. Ecco il senso del giro, il senso, come dire, ecclesiale, il senso non semplicemente personale, ma il senso, potremmo dirlo, cristologico ed ecclesiale. Nei confronti di nostro Signore gli si porta un ricambio di amore per tutti, quello che tutti non gli danno, e nei confronti di tutti si porta, come si può, qualche effetto di amore in modo da accelerarne o favorirne la conversione. Onde io sono rimasta afflittissima, molto più che nel ritirarci il mio dolce Gesù si nascondeva nel mio interno, tanto dentro che quasi non si faceva più sentire. Che pena, che strazio! Il pensiero dei flagelli mi terrorizzava, la sua privazione mi dava pene mortali, onde in questo stato cercavo di fondermi nel santo volere di Dio e dicevo: amore mio, nel tuo volere ciò che è tuo è mio. Tutte le cose create sono mie, il sole è mio, ed io te lo do in ricambio, affinché tutta la luce del calore del sole, ogni stila di luce e di calore ti dica che io ti amo, ti adoro, ti benedico, ti prego per tutti. Le stelle sono mie, ed in ogni tremolio di stelle suggello il mio ti amo, immenso ed infinito per tutti. Le piante, i fiori, l'acqua, il fuoco, l'aria sono miei, ed io ti ridò in ricambio perché tutti ti dicano a nome di tutti ti amo con quell'amore eterno con cui ci creasti. Allora, queste parole di Guisa bisogna scolpircele dentro la testa. Sono di una profondezza straordinaria. Attenzione! Nel tuo volere ciò che è tuo è mio, tutte le cose create sono mie. Quindi, siccome il sole è mio, io te lo do in ricambio
affinché tutta la luce ed il calore del sole, in ogni stilla di luce e di calore, ti dica che io ti amo, ti adoro, ti benedico, ti prego per tutti. Quando si entra nel divin volere, succede che noi andiamo a prendere, come se fossimo i proprietari, le opere stesse di Dio. Le facciamo nostre. Le prendiamo e gliele riportiamo al Signore, perché tutto quello animato dal nostro amore che Lui ha creato gli torna indietro come ricambio di amore. Dove c'è il mio amore, ma nel mio amore, nel divin volere, vado a metterci e a prendere anche quello di tutti. Sapete, un piccolo giro che si può sempre fare in ogni circostanza, no? Per esempio, quando mangiamo, dicevo, Signore Gesù, il tuo ti amo da questo alimento che sto mangiando, si fa prestissimo, e lo ricambio con il mio ti amo. Per me e per tutti. Questo è un girettino al volo facilissimo. Qui lo fa con il sole, lo fa con le stelle, lo fa con le piante, lo fa con i fiori, con l'acqua, con il fuoco, con l'aria. Tutto si riporta a Dio. Si prende, se ne gode e si riporta. L'aria, per esempio, oggi, l'aria, andarsi a fare un po' di passeggiate all'aria. Oggi abbiamo bisogno di aria, il nostro organismo deve respirare l'aria che Dio ha creato, pieni polmoni, tutta salute. Allora, e qui Gesù, dinanzi a questo, risponde: Figlia mia, quanto sono belle le preghiere e gli atti fatti nel mio volere. Come la creatura si trasforma nello stesso Dio creatore e gli dà il ricambio di ciò che lui gli ha dato. Le preghiere e gli atti fatti nel mio volere. Tutto creai per l'uomo, bellissimo, e tutto a lui donai. Nella mia volontà la creatura si innalza nel suo Dio creatore e lo trova nell'atto in cui creò tutte le cose per fargliene dono. Ecco perché le cose sono le nostre. Perché nostro Signore le ha fatte per noi. Cioè è tutto nostro. Nella mia volontà, ripeto, questo è un passaggio fondamentale di Gesù, la creatura si innalza al suo Dio creatore e lo trova, quindi, nell'atto in cui crea tutte le cose, per fargliene dono. E lei tremante che fa? Alla molteplicità di tanti doni, il nostro Signore ci ha ubriacato di doni. Adesso facciamo una carrellata. Non avendo in sé la forza creatrice per poter creare tante cose per quante ne ha ricevute, come dice il Salmo, che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Che cosa gli posso dare? Che noi possiamo, che siamo capaci di creare? Offre le sue stesse cose, quelle quindi che ha ricevuto, per ricambiarle in amore. Ma guardate che cosa hai ricevuto da Dio? Stai seguendo la diretta o stai sentendo in differita, giusto? Numero uno, ci senti? Quello che dico, ma tu lo sai che sentirci quello che dico, vatti a fare una ricerca online, che cos'è il senso dell'udito, quello che succede, come le onde sonore impattano il nostro padiglione uditivo, tutto quello che succede all'interno. E da dove viene questa roba qui? Questa roba qui viene da chi ce l'ha donata. O no? Il suono si riesce a trasmettere. Perché c'è l'aria che veicola il suono, c'è anche una velocità misurabile il suono. Tu, mentre stai ascoltando, stai respirando. L'aria non l'hai fatta tu, È un dono di Dio. Tu parlo delle cose proprio essenziali. Ok?
chi sta vedendo la diretta pure davanti a un computer oggi con questi prodigi moderni che speriamo che si usino soltanto per il bene, vede la mia faccia. Vede la mia faccia perché c'è la luce, vede la mia faccia perché vatti a vedere su internet che cosa c'è nel nostro occhio umano, cioè che prodigio che è il senso della vista. Vogliamo continuare tutte le cose che riceviamo, ci facciamo le 4 di notte per questa diretta. Il nostro palpito, il cuore che batte, lo fai tu il cuore che batte, cioè batte per merito tuo, sei tu che gli dici al cuore di battere. Il sangue che circola, il ti viene un pochino di sete, l'acqua che bevi, anche se bevi l'acqua minerale, guarda che l'acqua minerale è sgorgata comunque da una fonte. E le fonti, chi le ha fatte? Capite? Anche il più disgraziato degli esseri umani, quindi quello che si ritiene il più miserabile, che gli va tutto storto, che non c'ha questo, non c'ha quest'altro, non c'ha quell'altro ancora, su questo c'ha sempre torto dinanzi a Dio. Comunque ha ricevuto una montagna di così continuazione. E noi dobbiamo farci attenti a queste cose. Se non ci facciamo attenti alle piccole cose, facciamo una parentesi sul Natale che è prossimo, ma come faremo a essere grati ad apprezzare Dio per il dono dei doni? Cioè, in ogni Natale, ma noi dovremmo veramente ma gioire, ma fare proprio lo show. Cioè, oggi il Vangelo del giorno era il Magnificat, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, esulta. Esulta, ma io sto facendo proprio lo show, sto dando veramente, come dire, in super escandescenze. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Egalliasen in greco, dal verbo agalliao, cioè è proprio esultare, è proprio gioire grandemente. E noi dobbiamo gioire grandemente. Qui il verbo si è fatto carne, figlioli miei cari. Cioè Dio si è fatto uno di noi, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Quando si legge il prologo del Vangelo di San Giovanni, che nella messa antica si leggeva tutte le messe, non dobbiamo aspettare il giorno di Natale per sentirselo proclamare. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Cioè, ma quando si sentono queste parole, ma si dovrebbe prendere un sussulto pazzesco, d'accordo? È diventato come me. Si è fatto mio fratello, cioè, mi ha parlato con voce umana. Verrà un giorno che nostro Signore è abbracciabile. Capito? Proprio abbracciabile. Se lo vedessimo, lo potremmo abbracciare. Insomma, è tanta roba. Ma tu non abbracci un essere umano lì, eh? L'umanità di Gesù non sussiste se non nella persona divina del Verbo. Ma abbracci Dio abbracciando Gesù Cristo. Non ci capiterà mai in questa vita terrena, no? Però almeno non a me, lo auguro a qualcuno di voi. Però, insomma, è una cosa bella che ti possa abbracciare il nostro Signore, che tu ti possa abbracciare il nostro Signore Gesù Cristo, o no? Che dite? E quindi noi ricambiamo tutte quante queste cose e gliele diamo al Signore. Poi ancora, sole, stelle, fiori, acqua, fuoco, aria ti ho dato per darti amore. Per darti amore. Qui si vede in diretta, si vedrà meglio nella registrazione, forse si vede qualche cosa, si sente. Qui dietro, ecco, adesso, vedi, il nostro Signore permette che il gattino piccolino che ho, guarda, c'è la sua pallina d'argento, che si sarebbe data da fargli un primo piano, sta facendo il matto, sta divertendo tantissimo.
se la mette in bocca, se vorrà appresso, è cattivo che quel gattino lì, chi lo vede, non c'ha gli occhi, è cieco. Io quando me lo guardo, come caspita fa a giocare con quella pallina che ci corre appresso per tutta la stanza, che sembra che la vede. Allora veramente, cioè, tu adesso non è che voglio, cioè, io guardo, dico, ma tu guarda nostro Signore, questo compensa, cioè quella non vede, ma adesso che si è abituata dentro la casa, gira per tutti i posti, salta, oh, conosce tutti gli ambienti, salta sul letto, scende, ricosa, si mette da una parte, si mette dall'altra, cioè, capiamo il prodigio anche della creazione. Questa non c'ha gli occhi, non c'ha, però nostro Signore gli ha potenziato talmente tanto tutti quanti gli altri sensi, quindi l'udito, il tatto, quelle zampette, i baffi sono fondamentali, per esempio per i gatti, dicono gli esperti, che questa, se uno la vede, la Letizia fatta persona, capito? Cioè, lei poverina probabilmente non sa neanche che cos'è la luce, ma gode di quello che Dio gli ha dato. Fa fusa in continuazione, cioè è la creatura più felice del mondo. E certamente se uno guarda certe cose con un certo occhio, è chiaro che ti viene da ringraziare il Signore, da lodare il Signore, no? E poi quella comunica, cioè chi è stato a contatto con gli animali, cioè io ho sempre detto, cioè, io ho gatti, cani e cavalli, questi conosco, insomma, no? Il gatto comunica, il gatto fa le fusa, il gatto fa la pasta, il gatto ti si struscia addosso, ti si strofina con la testa. Che cosa sono quelli là? Sono forme d'amore proprio di quell'animale. Perché ha creato quell'animale, nostro Signore? Per trasmetterci un po' del suo amore attraverso le forme d'amore che c'è quell'animale nei nostri confronti. Punto. I cani sono spettacolari, sono. Cioè, io ce l'ho avuto per tantissimo tempo. I cani sono ancora più comunicativi per certi aspetti. Il cane parla anche con gli occhi. Il cane ti dà la zampa, abbassa le orecchie, scodinzola, ti salta addosso a volte, no? Cioè, io mi ricordo quando il cane mio, io che ne so, andavo fuori 15 giorni e tornavo, cominciava a fare il pazzo davanti all'inferriata appena sentiva il motore della macchina. Quando io entravo dentro casa, cominciava a correre su e giù a Borgo San Michele per quel giardino dappertutto, non si fermava più. È così, è così. I cavalli, io purtroppo non ci ho mai avuto un cavallo mio, non ce lo posso avere, adesso non ci vorrei manco andare con la schiena rovinata che ho, ma mio padre mi raccontava, c'avevo un cavalluccio, un carrettino dentro casa, quando era piccolino, che bastava che mio nonno entrasse e facesse un fischio. Quello riconosceva il fischio del padrone e cominciava a nitrire, d'accordo? Da lontano. C'è questa. Ci sono queste cose bellissime, ma pensate, guardare i fiori, cioè, amare i fiori. I fiori sono tutti quanti atti d'amore che ci dà nostro Signore. I colori che hanno, no? La vista che si allieta al colore, l'odorato che si allieta, profumaccia, pensiamo che Santa Rita d'Acascia, tu dici di andare a cercare i giri della divina volontà, Santa Rita d'Acascia, e il nostro Signore gli era esaudito quel desiderio, poco prima di morire voleva sentire l'odore delle rose del suo orto. Leggete la storia di Santa Rita d'Acascia, per questo che si benedicono le rose di Santa Rita il 22 di maggio. Era d'inverno, c'era 1 metro di neve. La parente che sta vicino al letto di morte della Santa Rita dice: ma dove la vado a prendere le rose del giardino? Dice: vai, va a prendere. E c'erano queste due rose fiorite nel giardino, no? Tant'è vero che a Cascia c'è ancora il roseto miracoloso che appunto ricorda questo fatto qua.
Santa Rita, prima di morire, aveva il desiderio di sentire quel particolare ti amo di Dio che deriva dall'odore della rosa. Santa Rita non conosceva gli scritti di Luisa di Carreta, quindi non è che ce la capezzava, però anche quando uno non li conosce, cioè noi siamo dentro questo mondo, cioè gli scritti servono a farti prendere coscienza, quindi a farti vivere tutto questo in maniera ancora più bella, ancora più cosciente, ancora più profonda. Quindi c'è una modalità santa, non come i peccatori. Gesù dice quelli che stanno immersi ai piaceri, il lusso, le cose che succhiano in maniera disordinata e sguagliata, ecco, dalle cose create, peccaminosa, perché è eccessiva o perché è disordinata o perché è contraria alla legge di Dio, le cose che Dio stesso ha creato, ma c'è una modalità santa. Il santo, il figlio della divina volontà, vive tutte quante queste cose in modalità santa. Il santo, il figlio della divina volontà, per esempio, quando mangia si riprende tutti ti amo di Dio, però non fa i peccati di gola, non li fa mai, possibilmente o quasi. Se è obeso se deve mettere a dieta, d'accordo? Perché non si può essere obesi nella divina volontà, non è possibile, perché tu stai utilizzando malamente tanti ti amo che Dio ti ha dato in maniera eccessiva, in maniera disordinata, capito? E questo non va bene, non perché dobbiamo andare a fare lo show, dobbiamo fare gli attori o i fotomodelli o andare in bella mostra, ma perché non va bene, punto. Il nostro Signore e la Madonna, voi pensate che fossero obesi? Il nostro Signore e la Madonna erano molto più perfetti di tutti quanti le silhouette che vanno in giro adesso, ma non per la motivazione dell'ostentare bellezza al fine di rendersi gradevoli e attraenti, ma semplicemente perché stavano nella perfetta e divina volontà. Se tu mangi per vivere, non vivi per mangiare, e quindi ogni tanto figuriamoci se Gesù e Maria non facevano anche un bel po' di digiuni, che si devono fare, non è che non si devono fare, si devono fare, ma anche quelli fatti nella divina volontà sono gioia, sono, non pesano. Tutto ti ho dato per darti amore e tu riconoscente li hai accettati. Sapete che, guardate che quando accettare l'amore è una cosa importante, quando qualcuno ci fa un regalo, per esempio una gentilezza, ma noi dobbiamo manifestare tutta la gioia e il ricambio possibile e immaginabile, cioè è atto di sopraffine, di sopraffine carità, cioè, ed è atto di estrema proprio scortesia. Cioè, se anche una cosa che ci venisse donata non incontrasse il nostro gradimento, o magari già sappiamo che ce l'hanno data, ma dovremo poi rilegarla a qualcuno perché non ne abbiamo bisogno, per tante motivazioni. Però noi dobbiamo in tutti i modi possibili gratificare chi ce l'ha donato, mostrare il nostro. Non fa niente che non gradisci la cosa in sé. Questo tu lo puoi fare sempre, senza mentire, perché tu manifesti gratitudine nei confronti di quell'attenzione che quella persona ha riservato a te, che ti ha pensato per farti quella cosa, per darti quel regalo, per farti quella gentilezza. Quindi accogliere l'amore che ci viene dato. Qual è il peccato che gran parte della gente fa nei confronti di nostro Signore? Il primo, non accoglie l'amore che gli dà, non lo riconosce e non lo accoglie. San Giovanni dice, noi amiamo perché lui ci ha amati per primo, ma se tu non lo conosci, non lo riconosci, non lo accogli quel suo amore, tu non amerai mai nessuno, perché noi non siamo buoni a amare. Impariamo ad amare da nostro Signore, dall'amore stesso. Allora, io ti ho dato sole, stelle, fiori, acqua, fuoco, aria, ti ho dato per darti amore, e tu riconoscenti li hai accettati, e mettendo a traffico il mio amore, me ne hai dato il ricambio.
e ne ha dato il ricambio. Sicché solo ti diedi e solo mi hai dato stelle, fiori, acqua, eccetera, ti diedi e tu me le hai ridonate. Le note del mio amore hanno risuonato di nuovo su tutte le cose create e ad un'anime voce mi hanno dato l'amore che feci correre su tutta la creazione. Come avviene questo? Dice, che cosa ci dobbiamo mettere noi? La nostra volontà. Quindi l'atto di accoglierle, riceverle e ridonarle al Signore, condite con il nostro ricambio d'amore. Tutto qua. Non è tanto difficile. Nella mia volontà l'anima si mette a livello del suo creatore e nel suo stesso volere, attenzione, riceve e dona. Oh, che gara tra creatura e creatore! Se tutti potessero vedere, ne resterebbero stupiti nel vedere che nella mia volontà l'anima diventa un piccolo Dio, ma tutto in virtù della potenza della mia volontà. Concludiamo queste piccole riflessioni. Ecco, oggi siamo nella novena del Natale. Chi era la grande gareggiatrice che era bravissima a fare queste gare d'amore con il Signore? Era la Madonna. La Madonna stava in gara in continuazione. E noi dobbiamo fare veramente attenzione, perché una cosa importante, questa è una cosa che si impara, no? Noi dobbiamo fare in modo che niente di tutto ciò che il Signore ci ha dato come manifestazione del suo amore ce lo facciamo sfuggire, non lo riconosciamo, non lo ringraziamo e non lo ricambiamo. Farci attenti anche alle piccolissime cose. Io vi dico che ci sono persone, io le conosco, che mano a mano che raffinano la capacità di farsi attenti, si accorgono che a volte il nostro Signore gli manda delle carezze, degli atti di amore, anche nel soddisfacimento di alcuni piccoli loro desideri leciti. Riconosco queste storie. Ed è veramente sorprendente. E noi dobbiamo farci attenti agli innumerevoli atti di amore che il Signore ci manda. Questa è una terapia fondamentale, perché guardate che oggi come oggi, e sotto questo punto di vista, se mi posso permettere un consiglio di attualità, spegnete le televisioni, chiudete le orecchie. Cioè c'è un salmo che dice che il giusto chiude gli occhi per non vedere il male, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue. Ma non è che ce l'ordina il medico a noi a starci a tossicare dalla mattina alla sera, a sentire una montagna di fango e di brutte notizie tutto il santo giorno, come campa un sacco di gente. Io no, state proprio tranquilli, proprio non c'è proprio altro a cui pensare. Ma te l'ordina il medico di starti a ubriacare di un sacco di monnezza? E fatti attento alle cose belle che il Signore ti dice, no? Alle cose belle che il Signore ti manda. Te l'ha ordinato il medico di starti a ubriacare di brutte notizie? C'è qualche medico che ha dato questa ricetta? Non credo, no? Campiamo un pochino meglio, regaliamoci un bel Natale, facciamoci attenti alle cose belle. Le cose brutte sappiamo che ci stanno e le cose brutte cerchiamo di arginarle e di combatterle, ripeto, come possiamo. Ma soprattutto, anche in tempi dove sembrano dilagare e opprimere le cose brutte, spalanchiamo il cuore a quelle belle. Perché è così che si fa, è così che Dio vuole che si faccia ed è così che daremo un grandissimo smacco al diavolo. Che proprio nei momenti in cui vorrebbe farci deprimere, angosciarci e addolorarci, e rimane completamente scornato. Bene amici, tra un mese ci rivedremo, se Dio vuole, sperando che siamo tutti quanti... Cioè, sperando, non lo so, se staremo
che cosa sia meglio sperare. Ecco, se siamo tutti quanti ancora sul pianeta Terra, desiderosi di approfondire ulteriormente i giri, ci rivedremo il terzo mercoledì, se Dio vuole, del mese di gennaio. La mia benedizione su tutti e a chi ha seguito la diretta, chiedo perdono a chi sentirà la differita, che magari la sentirà in altri momenti storici. Storici, vabbè, scusate che comincia ad essere una certa. Auguro a chi ha seguito la diretta un santo, veramente un santo Natale, un grande Natale. E quanto più la clima è pesante, tanto più il Natale sia bello e sia santo. Perché così deve essere. A presto, amici.